con il candidato sindaco Gianni Pizzarotti. Gianni, allora ci riprova questa volta a fare una sua lista, vero? Sì, stavolta ci riprovo, nel senso che rispetto all'esperienza dello scorso anno, di cui abbiamo già effettivamente avuto occasione di parlare in un'intervista che abbiamo fatto, parlando anche con il paese, con gli amici qui del posto, mi è stato chiesto di pensare, insomma, di fare qualcosa. Ero indeciso, poi visto anche le alternative che si propongono al paese ho deciso di accettare. E quindi ho deciso di fare una lista. La lista che ho fatto è una scelta sempre civica, e ci tengo molto a precisarlo anche questo. Ed è una scelta fatta composta da persone che possono dare molto al paese, quindi non ho fatto una scelta di opportunità, di conoscenze o di voti o quant'altro, perché poi alla fine, anche se vinci e hai le conoscenze, i voti eccetera, devi anche poi lavorare. Quindi ho fatto la scelta di avere delle persone che possono veramente invece portare dei progetti, portare una realtà effettiva all'interno dell'amministrazione e a quel punto poi metterla in pratica. Benissimo, quindi lei è molto legato a questo paese, anche se non vive qui, è legato perché ha detto poco prima che ha acquistato anche un appartamento, quindi cos'è che la lega a questo paese? Ma allora io effettivamente questo ci tengo a precisarlo, nel senso che noi della mia lista, tranne forse 3 o 4 persone, siamo tutte persone che qui hanno, voglio dire, una casa, hanno delle proprietà, quindi ci teniamo al paese perché l'abbiamo scelto. No, o alcuni sono proprio nati qua, cresciuti qua, quindi nel mio caso io non sono nato e cresciuto a Pellegrino, ma l'ho scelto e continuo a dirlo, cioè Pellegrino, questo l'abbiamo visto anche in altri video che ho fatto nelle settimane precedenti, Pellegrino ha delle grandissime possibilità, potenzialità totalmente inespresse. E io la ragione per la quale ci tengo veramente a lavorare per il paese è quello di lavorare per il paese. Questo lo continuo a dire, è diventato un po' un mio slogan, io l'ho scritto anche nei manifesti, l'ho scritto, cioè io non faccio gli interessi di nessuno, non ho padroni, non devo niente a nessuno e quello che faccio non mi sono prestato perché qualcuno me lo ha chiesto, ma l'ho deciso io, e quello che faccio è perché voglio fare gli interessi di Pellegrino Parmense, quindi non faccio gli interessi di altre persone. Non ho finalità economiche nel diventare sindaco, non ho progetti miei personali da realizzare, ma ho i progetti del paese. Io vorrei che i pellegrinesi capissero questo, perché se capiscono questo passaggio, la risposta viene da sola, ragazzi, c'è poco da fare. Benissimo, fa molto piacere che una persona giovane vuole provare a rimettere in piedi questo paese. Grazie per il giovane. Alla prossima. Grazie.